Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly. Nella scorsa puntata di Diario di Viaggio on the road vi ho parlato delle cose che mi danno un po' fastidio di Android e delle app di Android. Oggi voglio fare l'esatto contrario e parlarvi di alcune delle app Android che utilizzo con successo ogni giorno quasi. Mi riferisco ad alcune app spesso non molto installate, ma che possono essere un'interessante scorciatoia per compiere alcuni lavori o un interessante aiuto nelle attività di tutti i giorni. Per cui cominciamo il vlog. Sigla! La prima app è sicuramente un'app importantissima, è un'app gratuita del mondo di Google e si chiama Google Authenticator. Google Authenticator è un'app di autenticazione di terze parti, si definisce così, ossia è un'app per la generazione di codici univochi, genera un codice univoco di identificazione ogni minuto, che si utilizza per tutti quei siti compatibili con le app di autenticazione di terze parti, appunto, che permettono l'autenticazione a due fattori attraverso la generazione di un codice univoco. Il pregio del sistema è quello che in questo modo non c'è bisogno di portarsi appresso un dispositivo che genera codici univochi ogni minuto per ogni sito che si ha a disposizione. Tutti i codici sono registrati all'interno dell'app, in qualsiasi momento si apre l'app, c'è un conto alla rovescia di un minuto, perché ogni minuto i codici cambiano, e poi per ogni sito di cui c'è l'autenticazione c'è il codice univoco. A che cosa serve? Dove c'è l'autenticazione a due fattori, non basta inserire il proprio nome utente e la propria password per accedere. Una volta immesso il nome utente corretto e la password corretta, ci si trova di fronte a un altro muro che dice «Ok, adesso inserisci il codice univoco generato dalla tua app di autenticazione». Sempre dal mondo Google faccio molto uso dell'app Keep. Google Keep è semplicemente un'app per gestire le note, un po' come se fossero i fogliettini post-it. Però ha tante cose molto simpatiche. La prima è che permette di integrare le note con gli appuntamenti su Google Calendar, un'app che uso praticamente tutti i giorni, perché la uso per il lavoro, segno gli appuntamenti di lavoro attraverso il computer e poi mi suona il cellulare in prossimità degli appuntamenti, comodissimo. Comunque Google Keep permette di tenere le note, permette di associare le note agli appuntamenti, di associare le note a Google Drive, è integrata interamente nel mondo di Google, ma soprattutto ha uno strumento OCR molto funzionale. Che cosa fa questo strumento OCR? Quando fotografate una cosa, un foglio di carta con del testo, un manifesto, non lo so, qualcosa che contiene del testo scritto, riconosce molto velocemente e in maniera particolarmente accurata il testo che c'è in quel foglio, in quello che avete fotografato, e permette di importare il testo come una semplice nota da cui sia possibile poi fare copia e incolla. Da aficionado degli acquisti in Cina, degli acquisti su Hong Kong, da persona con 500 e rotti feedback su eBay e con un profilo diamante su AliExpress, sono spesso in attesa di pacchi, di plichi, di situazioni di questo genere dalla Cina, da Hong Kong, eccetera. Quindi devo tenere sott'occhio molti codici di tracciamento, molti tracking. È un'app che trovo molto comoda in questo senso, è 17Track. 17Track mi permette di registrare tutti i codici di tracciamento dei pacchi che mi devono arrivare. Per ogni codice posso scrivere la descrizione di quello che è il pacco, la categoria di appartenenza, e non solo, con un semplice tap posso controllare in tempo reale lo stato di tracciamento di tutti i pacchi, ma tra le altre cose l'app mi darà delle notifiche in occasioni particolari, per esempio quando il pacco viene registrato la prima volta, se ci sono degli stati particolari sul pacco, quando il pacco arriva nella mia città per la consegna. Veramente molto comodo e funzionale, senza dover andare a controllare manualmente ogni singolo codice di tracking. Quindi se anche voi fate molti acquisti dalla Cina, molti acquisti dall'estero in generale, vi consiglio caldamente di utilizzarlo. Riconosce i principali corrieri mondiali, ma anche i corrieri italiani, quindi molto comoda anche, non so, utilizzata con Amazon, si registrano i codici di spedizione Prime, e comunque ci sono le informazioni, a seconda che si usi SDA, DHL, UPS, quello che capita, comunque dà informazioni sullo stato dei pacchi. Come sapete sono un cultore della licenza d'uso Creative Commons, per questo motivo
motivo utilizzo l'app di Pixabay, molto comoda per cercare al volo immagini sul cellulare, soprattutto quando ho voglia di condividere sui social qualcosa, per esempio su Twitter voglio scrivere un tweet o dare una risposta in cui voglio associarci qualcosa che sia diverso dalla classica GIF, o mi viene in mente qualche cosa da realizzare al volo, mi viene in mente qualcosa che voglio condividere al volo con un amico, e allora utilizzo Pixabay per cercare delle immagini sempre molto belle, molto ben curate, con licenza Creative Commons, e può essere uno strumento molto simpatico da utilizzarsi. Inoltre l'app di Pixabay permette di caricare immagini sul proprio profilo, seguire gli altri profili, mettere like, eccetera eccetera, quindi permette di interagire completamente con il sito, è molto funzionale in questo senso, molto interessante. Parlando sempre di licenza Creative Commons, un'app che non deve mancare sul mio telefono, ce l'ho persino sull'autoradio, ma di questo ne parleremo un'altra volta, è SoundCloud. Io, sì, sono abbastanza borghese da non utilizzare Spotify e preferire SoundCloud, infatti sono uno di quelli che, durante la proiezione del film Black Panther, ha riso alla battuta del tizio che disse «Guarda, poi ti mando la mia playlist SoundCloud». Ci sta benissimo. Io utilizzo tantissimo SoundCloud perché ascolto musica Creative Commons, ascolto degli autori di musica Creative Commons, ho trovato moltissimi autori emergenti veramente molto bravi, e parlando di SoundCloud vi ricordo che ho una playlist SoundCloud dedicata alla musica che ascolto in auto e che può essere utilizzata anche, per esempio, sui video YouTube e situazioni similari. Trovate il link al mio profilo SoundCloud e alla playlist sul doobly-doo, potete seguirmi su SoundCloud perché comunque lo utilizzo in auto, quindi settimanalmente ripubblico dei brani molto interessanti, settimanalmente aggiorno la playlist che utilizzo in macchina e metto like su alcuni brani. Tra l'altro, se avete un profilo SoundCloud, segnalatemelo sui commenti, che vengo subito a dare un'occhiata. Vi segnalo quindi QoolReader, un'app per leggere gli ebook, quindi i libri in formato EPUB, in formato Mobi Pocket, in vari altri formati. Il pregio e la cosa interessante di QoolReader è innanzitutto la sua interfaccia, permette di controllare la lettura toccando le parti dello schermo, tipo il lato destro e il lato sinistro, per andare avanti e indietro di pagina, o addirittura con i tasti del volume. Ma una funzione veramente molto interessante di QoolReader è quella di attivare la lettura in voce alta del libro. Ok, con la sintesi vocale di Google, quindi con la voce leggermente meccanica, però in questo modo io, per esempio, quando devo fare un viaggio lungo e non ho voglia di ascoltare musica, mi metto sul Bluetooth l'ascolto di un libro, magari di un libro che ho già letto, così non devo stare troppo attento e quindi seguo la strada. È molto simpatico e molto divertente fare strada ascoltando in auto un libro che viene letto a voce alta, è un'ipotesi interessante. Allo stesso modo uno potrebbe, non so, mettersi la lettura a voce alta mentre sta facendo attività sportiva, è una cosa molto simpatica. Non è un audiolibro letto da un doppiatore professionista, ma comunque è una via di mezzo molto interessante, e l'app è gratuita, quindi perché non dargli una possibilità? Infine vi segnalo un'app che viene molto in aiuto a noi youtuber, Android Prompter, o suggeritore per Android. Un'app che crea un vero e proprio teleprompter, quindi quello che si fa è caricargli un file di testo, poi decidiamo la dimensione del carattere, la velocità di scorrimento del testo, dopo aver fatto alcune prove e determinato di avere la velocità corretta, se abbiamo il tablet o il telefonino che viene posizionato vicino all'obiettivo lasciamo il testo leggibile normalmente, se abbiamo un teleprompter, come ad esempio quello che mi sono autocostruito utilizzando pezzi comprati su AliExpress, allora metteremo il testo specchiato, in questo modo quello che vedremo sul vetro passante, sullo specchio passante, è appunto il testo che scorre in maniera corretta, ed è un'app veramente molto simpatica. La versione gratuita funziona come prompter di base, toccando lo schermo per avviare lo scorrimento, la versione Pro permette di controllare il prompter o da un pedale Bluetooth o addirittura da un altro dispositivo, e può essere comunque una scelta molto interessante per non doversi alzare a gestire il prompter ogni volta. Se siete youtuber e realizzate molti video utilizzando parecchio testo scritto, ve la consiglio caldamente perché può essere un modo di dover
per evitare di mandare a memoria intere frasi. Insomma, queste sono le app che trovo molto utili, molto funzionali, che uso quasi ogni giorno. Google Authenticator è un'app molto importante che uso praticamente ogni giorno per accedere a moltissimi siti. Ed ecco quindi la mia domanda: voi invece che cosa mi dite? Conoscevate le app che vi ho presentato? Ci sono altre app che utilizzate ogni giorno con particolare successo? Diciamo app per funzioni di tutti i giorni, ma molto specifiche. Magari avete un'app per parcheggiare sulle strisce blu, io ad esempio uso EasyPark, oppure avete un'app che vi ricorda di prendere dei farmaci, non lo so. Discutiamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di VOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, anche oggi abbiamo concluso questa breve passeggiata. Come sempre spero di essere riuscito a intrattenervi, a farvi conoscere qualche app interessante, con il caso di Google Authenticator, di avervi anche fatto capire qualcosa di importante sulla sicurezza dei vostri account, per cui attivate l'autenticazione a due fattori dove è possibile. Se ci sono riuscito, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E badate, se avete attivato l'autenticazione a due fattori su YouTube, in questo caso il buon profumo di nuovo iscritto è ancora più buono. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e ricevere occasionalmente piccole curiosità dietro le quinte sui video che devo realizzare. Io sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!